Soltanto 5 successi in 29 incontri, 9 KO e appena 10 punti su 45 a disposizione in 15 partite disputate all'Adriatico, 13 in 14 gare esterne, soprattutto in casa numeri da brividi. La classifica una diretta conseguenza, penultimo posto meno 5 dalla coppia Reggiano Cosenza, non ci sono alternative. Il solito disco, vincere a Vicenza per riaccendere le tenui speranze in chiave play-out. Grassadonia. Sotto il profilo psicologico, a mio avviso, sarà una partita chiave quella di domani, proprio per verificare la tenuta mentale e la capacità di reazione della squadra. Sì, sicuramente è stata una brutta botta. Con grande sincerità vi dico che nelle mie 6 partite sicuramente il primo tempo di martedì è stato non buono, invece è stato fatto un ottimo secondo tempo da parte dei ragazzi. Assolutamente meritavamo più dell'Ascoli, abbiamo provato fino in fondo a vincere la partita. Ci siamo parlati molto mercoledì alla ripresa, ci ha fatto anche grande piacere la visita del presidente, le sue parole ci hanno caricato ancora di più. Abbiamo rivisto con grande attenzione la dinamica della partita, quello che non è andato al primo tempo, quello che di positivo c'è stato al secondo. Sappiamo che abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno della prestazione, abbiamo bisogno che tutti entrino in campo con la giusta mentalità, cercando di riproporre, come dico sempre, quello che facciamo durante la settimana, con la testa libera. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, l'abbiamo visto con grande attenzione, rimarcando fortemente gli errori, e parlo anche del secondo e del primo gol, perché sono gol inammissibili, e quindi questa squadra deve migliorare assolutamente nell'atteggiamento e nella concentrazione. Magari una domanda inutile, però era una curiosità: se Drudi fosse stato in grado di giocare, avrebbe optato per la difesa a 3 con l'Ascoli? Io credo di sì. Avremmo giocato 3-5-2. Sicuramente oggi questa squadra, se dovesse giocare col 3-5-2, ha la possibilità di avere magari un uomo di maggiore fantasia nei 3 centrocampisti, cosa che oggi, proprio perché non abbiamo mai potuto lavorare in un 4-3-3, non puoi permetterti un interno di fantasia e poi giocare con 3 giocatori davanti. E purtroppo non ci sono i margini oggi per poter far questo. Sarà dunque difeso a 3, ancora i box Bocchetti, Tabanelli e Riccardi. Scogliamiglio squalificato, il probabile 11, Fiorillo Trepali, da destra verso sinistra, Sorensen, il rientrante Drudi e Gutt, Bellanova e Masciangelo sulle fasce, a centrocampo Dessena, Busellato e Macin in vantaggio su Maestro. Panchina per l'ex Nicola Rigoni. In attacco Odgaard non è al meglio, Giannetti al fianco di Setter. Per contro il Vicenza, 35 punti più 7 sui playout, 14 pareggi di cui 9 al Menti dove ha vinto solo 2 volte. Out Dal Monte e da Riva. Squalificati Cappelletti e Cinelli, prima convocazione stagionale per il difensore Gherardi. La possibile formazione grandi tre pali, Bruscagin, Pasini, Padella e Beruatto in difesa. In mediana Agazzi, Pontisso e Luca Rigoni, fratello del Nicola Biancazzurro. Sulla tre quarti l'ex Giacomelli alle spalle del rientrante Meggiorini e di Lanzafame, il tecnico Mimmo Di Carlo. È una partita dove voglio che il Vicenza metta in campo maturità, quindi una prova da squadra matura e tanta voglia di vincere, tanta voglia di vincere, perché il Pescara, posso dirlo, studiandolo, io non capisco come faccia avere questi così pochi punti come per la squadra di qualità che ha, perché è una squadra di qualità, cioè gioca veramente un bel calcio, ha dei giocatori di spessore qualitativo alto. E mi meraviglio questi pochi punti in classifica, quindi antenne belle dritte, però andiamo in campo con la nostra mentalità. Ripeto, mi aspetto la nostra squadra una prova di maturità e mettere in campo più qualità possibile per portare a casa punti. Il Vicenza, ne abbiamo parlato pochissimo, calcio pratico, ritmo, intensità, soprattutto seconde palle, è una squadra che tra l'altro segna tantissimo su palla inattiva o su sviluppi di palla inattiva, se non vado errato ben 15 gol. Sì, ma le ha anche subiti su palla inattiva diversi gol. Ho letto le dichiarazioni di Di Carlo e penso che siano molto, molto chiare, no? Su quello che loro vogliono
e sicuramente noi dobbiamo volerlo più di loro, quindi mi aspetto tanto da un punto di vista proprio della rabbia agonistica della mia squadra, ad andarci a prendere quello che purtroppo abbiamo perso martedì dopo un grandissimo secondo tempo. Poi, come si dice, chi vince esulta, chi perde spiega, per Sottile era una vittoria meritatissima. Io dico che nonostante il nostro primo tempo siamo andati al fine primo tempo 1-1, poi dispiace insomma per come è andata, ma sicuramente la mia squadra è stata superiore ed è stata meglio in campo anche in 10 uomini. Il Pescara in 10 contro 11 contro l'Ascoli ha dominato la partita, immaginate voi, in 10 contro 11 ha dominato la partita, è una squadra che ha qualità, quindi rimango sorpreso dalla posizione di classifica del Pescara, però può succedere, niente da fare, la Serie B è questa qui. Noi dobbiamo mettere altre armi in campo, che sono, oltre alla qualità, uno spirito di squadra elevato. Con il Pescara non si può giocare a ritmi bassi. Se tu giochi col Pescara a ritmi bassi, avvantaggi loro per la qualità tecnica che hanno. Quindi bisogna alzare i ritmi, bisogna aggredire al Pescara e soprattutto bisogna stare in partita per tutti i 95 minuti, perché loro hanno la qualità per poter o recuperare o magari cercare di vincerla, ma l'abbiamo anche noi la qualità.